Un ben ritrovato a tutti gli appassionati di grande ciclismo per la seconda tappa della settimana internazionale di Coppi e Bartali. Questa è la classifica generale, figlia della volata di ieri con Brenner, Maluccelli, Bokmans, Bowman, De Vries nell'ordine. Marco Brenner, il giovane scalatore tedesco di cui parleremo perché ho qualche annotazione a riguardo, ha avuto coraggio, se n'è andato nell'ultima discesa della panoramica che terminava a praticamente 1800 metri dall'arrivo, è riuscito a mantenere un vantaggio di un solo secondo sul traguardo su un gruppo di una cinquantina di elementi che sono andati a sprintare, battuti dal favorito di giornata Maluccelli, che non ha potuto così coronare il suo sogno di fare tappa maglia nella corsa di casa. Qui Adriano Amici a colloquio con Roberto Reverberi, è sempre molto attento alla sicurezza dei corridori e alla logistica della corsa. Adriano quest'anno ha deciso per una soluzione, intanto gli uomini del team Tecnipes in Emilia Romagna con Ansaloni, Garibo, Sterbini, Cavallo, Innocenti, Crescioli e il giovanissimo Filippo Omati, dicevamo, ha optato per la modifica del tracciato di questa tappa. Intanto Davide Cassani, che tutte le volte che può cerca di vedere i ragazzi giovani all'opera, e qui la Petrolike, una formazione anch'essa continental come la Tecnipes in Emilia Romagna. Dicevamo del tracciato, è stato modificato per motivi di viabilità e di sicurezza, non più le ville di Montetifi ma la Ciocca, due salite abbastanza differenti, ma poi le andremo a descrivere mentre verranno percorse. Qui un bel primo piano per Emanuele Tarozzi, ieri dominatore dei Gran Premi della Montagna, infatti si è aggiudicato tutti e tre i GPM con 13, 8 e 5 punti, erano GPM di seconda e terza fascia, gli hanno permesso di accumulare la bellezza di 13 punti. In secondo posto Virtgen con 8, Whelan 5, Fetter e Masuda con 4 e 1. Quindi quest'oggi Emanuele Tarozzi è partito con la maglia di leader del Gran Premio della Montagna ed è una bella cosa per un ragazzo che comunque è di casa anche lui. Qui team Jayco Alula con De Pretto, ragazzo giovanissimo all'esordio nella categoria, che ha già fatto vedere ottime cose, buoni piazzamenti, potrebbe trovare la giornata giusta in questa settimana internazionale di Coppi e Bartali proprio per il tipo di tracciato che c'è. È un intanto Bergmos con la maglia regione in Emilia Romagna con Lotto Destiny, che ha in Sigert il corridore più titolato, più conosciuto, ma Monichè forse è il capitano designato per la salita. Oggi già potremmo avere qualche indicazione, perché la tappa di oggi è classificata come tappa di media montagna. Intanto qui lo squadrone della Visma Lise Bike con i giovanissimi Staumit, vincitore del Giro Under l'anno scorso, e Tim Engrat con numero 23, corridore vincitore l'anno passato del Palio del Reciotto e vincitore della Istrian International, quindi una breve corsa a tappe. Qui il padrone di casa con numero 141, Giovanni Carboni, ieri si è partiti ed arrivati dalla sua Pesaro, si è difeso egregiamente arrivando nel primo gruppo, non ha perso terreno nella discesa finale. E qui una bella foto di Matteo Maluccelli, ancora un po' teso, probabilmente non ha digerito la sconfitta, un vero peccato per lui perché era l'unica possibilità per le ruote veloci quella di Pesaro. Intanto qui è la squadra del capo classifica e vedete, guardatelo in faccia, questo ragazzo è un ragazzino, è giovanissimo, ha un passato nelle categorie giovanili che poi vi racconterò e ha avuto un brutto anno alla DSM, non so se per motivi suoi o per motivi di salute o per qualche altra cosa, ma è uno dei corridori predestinati, insomma, vincitore del Giro della Lunigiana al primo anno con 3 tappe vinte, tra cui la cronometro, insomma, poi un sacco di altri risultati che elencheremo. Intanto ci guardiamo il percorso, che per i primi 50 chilometri si snoda in collina praticamente, comincia a salire poi verso Verrucchio, non è Gran Premio della Montagna, è discesa su Ponte Uso, poi prima il Passo delle Siepi, 422 metri, si chiama passo ma è una salita molto molto pedalabile e veloce il Passo delle Siepi, poi si va a Sogliano
facendo la dolce salita che da Ponte Euso porta a Sogliano, qui inizia l'anello finale che ripercorre la cresta che porta da Sogliano, Borghi e Montalbano, per poi girare a sinistra e mettersi nella fondovalle del Rubicone, e a 3,5 km da Sogliano inizia questa salita notissima per tutti i cicloamatori della Romagna, la Cioca, 18 tornanti, salita non difficilissima ma molto bella. Intanto Luigi Foresi sta cercando di avere notizie, e qui il via con Matteo Maluccelli e Tarossi con Cassani in mezzo, quindi un risultato direi ottimo per gli emiliano-romagnoli in questa prima tappa. E un tracciato, dicevamo, quello di oggi, che vede la classica salita della Cioca, 18 tornanti, un po' meno di 3 km, ma dalla fine della salita classica, quella che viene percorsa da tutti i cicloamatori, si girerà a sinistra. Non la percorrono mai i cicloamatori perché è senso unico a scendere, quindi non si può salire, e c'è un'appendice, quella più ripida, con un lastricato che porta qui al traguardo di Sogliano. Nelle edizioni precedenti col circuito di Monte Tiffi, la discesa dalle ville di Monte Tiffi finiva a 700 metri circa dal traguardo, 800, e la rampa finale comunque era la medesima, e qui qualche anno fa Vingegaard andò a conquistare la prima vittoria da professionista. Quindi speriamo che sia di buon auspicio anche per questi ragazzi il rettilineo di Sogliano. Rettilineo in lastricato, subito una brevissima discesa anche se in lastricato, riporterà i corridori fuori dal centro storico sulla strada provinciale, un tratto di una decina di chilometri abbondanti che alterna discese, salitelle, strappi, curve contro curve, poi dopo Montalbano, qui intanto lasciamo Viale Ceccarini e Riccione per portarci sul lungomare, salita di Cioca viene affrontata per l'ennesima volta in queste corse ciclistiche, è teatro di sfida di tutti i villeggianti che poi vanno a pedalare nelle colline romagnoli, quindi sarà conosciuta non solo dagli abitanti del posto, ma è conosciuta un po' da tutti quelli che da queste parti vengono a pedalare. Lungomare di Riccione, partenza turistica, il chilometro zero sarà dato qualche chilometro più avanti, infatti da Viale Ceccarini alla partenza ufficiale di Via Scacciano saranno quasi 5 i chilometri. Il tracciato in altimetria, vedete il passo delle siepi, non è classificato Gran Premio della Montagna, mentre lo sono i primi tre passaggi da Sogliano, non è GPM il traguardo. E intanto qui siamo con i tre bravissimi fuggitivi, con Niccolò Garibo in seconda posizione e Emanuele Tarossi in terza. In testa il corridore della Bingol che sta cercando di fare l'andatura, Lennet Teugels, il corridore in maglia giallo-rossa, stanno per essere ripresi da una coppia di contrattaccanti tra cui Van Beckum, Darren Van Beckum, giovane corridore del team Visma Lise Bike, che è in compagnia di Karl Hagen, corridore che faceva parte della fuga iniziale. Un po' in difficoltà Van Beckum a cercare di seguire Karl Hagen della Q36.5. I fuggitivi della prima ora erano Teugels, Rondel, Tarossi, Epis, Ruiz Acuña, Garibo, Bauce, e in questo momento si va a formare un quintetto con vediamo i due italiani Garibo e Tarossi, il fuggitivo della prima ora, corridore della Bingol, Teugels, poi abbiamo visto Van Beckum e Hagen, quindi 5 uomini al comando. In questo tratto hanno appena attraversato uno strappo abbastanza impegnativo di 700-800 metri al 10%, fa parte di questa fondovalle che da quando è stata asfaltata, perché fino a metà, parlo di 15 anni fa, era una strada
demaniale, poco frequentata, e col fondo stradale da metà insterrato. Da quando è stata asfaltata è letteralmente un paradiso per ciclisti, perché ci sono altre due strade parallele sulle colline che portano negli stessi punti dove arriva questa, ma questa è più stretta, più scomoda, perfetta quindi per chi va a pedalare e meno perfetta per chi va in bicicletta. Non c'è nessun paese, nessun centro abitato, nessuna industria, solo aziende agricole, quindi un paradiso per chi decide di andare in bicicletta, quindi una strada che tutti conoscono. Intanto ha preso il comando delle operazioni la squadra della UAE, squadra che presenta Ulissi, Bax, Glivar, Guatibonza, Jasim Al-Ali, Langen e Pablo Torres, corridore giovanissimo, ne abbiamo parlato ieri, corridore ancora diciottenne, compirà 19 anni a novembre, quindi un esordio, doppio esordio nella categoria. Qui siamo nel tratto di Falsopiano che precede l'inizio della salita di Cioc, che vedete ormai è poco più di 50 metri, 5 secondi ci segnala la grafica tra i 5 fuggitivi e il gruppo che si è notevolmente assottigliato, direi dimezzato da queste immagini, con comunque Van Beckum che insiste nel fare la sua andatura, ma vedete alle sue spalle pronti i suoi compagni di squadra con Staumit e con Timen Grat in rampa di lancio, con Bowman e Vermont a scortare questi due giovanissimi. Un passaggio, il prossimo, va ancora valido per il Gran Premio della Montagna, ma Manuele Tarozzi con i passaggi precedenti ha messo al sicuro la sua maglia di leader del Gran Premio della Montagna. Anche domani partirà con le insegne del primato in questa speciale classifica. Un tracciato che prevede nell'ultima tornata, la penultima, stanno percorrendo, mancano ancora 4 km al passaggio dal traguardo, la salita che abbiamo descritto prima, e questo è il rettilineo con il lastricato, inizia a 600 metri circa dal traguardo, il pezzo più ripido è posto praticamente a 300-400 metri dall'arrivo, il rettilineo finale presenta una buona pendenza al 6-7%, ma il tratto più ripido è leggermente prima. Un arrivo molto caratteristico nel centro storico di questo borgo antico, noto in mezza Europa per motivi culinari, infatti è la patria del formaggio di Fossa, qui è nato e qui tutti gli anni viene conservato nelle grotte, appunto da qui il nome, formaggio di Fossa, e a questa festa, questa cavata viene celebrata nel mese di novembre, quindi chi da queste parti viene a pedalare d'estate può comprare il formaggio di Fossa, ma se lo vuole fresco deve venire in novembre. Uomini della Lotto Destiny a fare l'andatura a loro volta, probabilmente in questa tornata capiremo qualcosa in più sugli equilibri della corsa, anche perché la tappa di oggi, nonostante presenti questa salita che è molto meno ripida delle ville di Montetiffi, ma comunque ha un dislivello significativo, infatti si supereranno i 3000 metri di dislivello in 156 km di corsa, quindi un buon dislivello, una buona differenza altimetrica. Abbiamo parlato prima di Marco Brenner, un ragazzo classificato come prodigio nelle categorie giovanili, è stato veramente un prodigio perché al primo anno si è aggiudicato la classifica generale e tre tappe del Giro della Lunigiana, la corsa internazionale più importante che si svolge in Italia per gli juniores, vinse la prima tappa, poi dominò la cronometro e vinse insomma tre tappe e fece vedere grandissime cose nonostante fosse al primo anno. Il Giro quell'anno se lo aggiudicò Andrea Piccolo, Alessio Martinelli in gara, anche lui oggi nel VF Team si classificò al secondo posto a 38 secondi, poi tra i primi anche Stefano Rizza, altro italiano. Brenner si classificò in ottava posizione a 1 minuto e 56 di ritardo, Giosuè Crescioli nono e Garofoli decimo a
darvi testimonianza di quanti fossero i corridori che poi abbiamo visto nella categoria superiore. Quindi l'anno successivo, l'anno del Covid, non ha potuto esprimersi a grandissimi livelli Marco Brenner. La stagione, come ricorderete tutti, è stata martoriata da tutti gli inconvenienti che si sono visti con la famosa pandemia che tutti abbiamo subito. Poi nelle categorie Under 23 è praticamente transitato al volo, passato alla DSM, non ha trovato la sua giusta dimensione. Intanto gli uomini della Visma hanno forzato l'andatura, stanno cercando spezzare il gruppo da tenere d'occhio. Stan Mead il numero 25, Tim Engrat il numero 23, i due corridori più titolati in questa squadra. Stan Mead, vincitore l'anno passato del Giro d'Italia Under 23, e Tim Engrat, vincitore del Palio del Reciotto, hanno avuto modo di mettersi in luce, e vediamo che il gruppo comincia a mettersi in fila. Una caratteristica di questa salita: a 18 tornanti, tutti numerati, siamo al settimo, quindi ancora 11 tornanti per il corridore del team Visma. Immagini ancora del traguardo: quando transiteranno da qui suonerà la campana per avvisare i corridori dell'ultimo giro. Intanto Stan Mead va ad attaccare con una certa convinzione, salita che presenta tratti anche all'8-9% nel primo chilometro, nel secondo chilometro abbastanza regolare attorno al 5-6, tratto finale che si addolcisce specialmente prima dello scollinamento, con anche un leggero falso piano. Però negli ultimi 600-700 metri, quando gireranno a sinistra, troveranno le rampe in lastricato con pendenze molto superiori al 10%. Il roadbook ci segnala 16%, ma è un breve, brevissimo tratto, niente di particolarmente pericoloso per corridori di questo spessore. Comunque il tratto finale è abbastanza ripido. Il team di Marco Brenner non accetta di lasciare andare Stan Mead senza colpo ferire, lo inseguono. Mancano comunque ancora 25 km all'arrivo, ancora molto presto per chi volesse andare all'attacco, anzi probabilmente bisognerebbe pensare di fare un attacco simile il giro prossimo, ma vediamo come riesce a impostare il suo attacco Stan Mead all'undicesimo tornante. Mancano ancora 7 tornanti, gruppo che si mantiene a una distanza abbastanza ragionevole, ma vedete lui col lungo rapporto, e questa è una salita dove corridori di questa portata normalmente salgono con 54, 19, 21 al massimo, nel tratto finale anche rapporti molto più lunghi, velocità sicuramente superiori a 30-35 orari. Tanto per farvi capire le velocità record di questa salita fatte registrare dai dilettanti o dai professionisti in allenamento sono vicine ai 6 minuti, 6 minuti e mezzo, più la pendice del tratto in lastricato che porta al centro. Ma vedete, è un ottimo passo quello del corridore della Visma, 6 secondi segnala il cronometro, lo possiamo comunque giudicare dal punto di vista visivo, e vediamo se questo è il 13° tornante, quindi ancora 5 tornanti alla vetta, selezione un po' più netta. Vedete che il gruppo è in fila, ma cominciano a ricavarsi dei piccoli buchi tra un corridore e l'altro. Cepeda mi pare di riconoscere in seconda posizione con il pezzo, questo è uno dei pezzi più pedalabili, altro strappetto con due tornanti consecutivi, poi ci sarà il falso piano dove la velocità diventerà sicuramente più elevata. Stan Mead comunque non demorde, siamo al 16° tornante, gli ultimi due sono praticamente due tornanti molto larghi, due curve ampie. Intanto ci sono 10 corridori che si sono avvantaggiati leggermente sul resto del gruppo, ma vediamo che il grosso li tiene sotto controllo, sono pochi metri, hanno diminuito in maniera decisa la loro velocità, e parte un uomo del team di Reverberi VF Group, un
tentativo da parte sua, non gli concede spazio il gruppo, vedete zona anche rifornimento, zona dei pullman posta a 600-700 metri dal traguardo. Questo è un tratto da qui al bivio praticamente per loro pianeggiante, infatti vedete la velocità è molto molto elevata, non sorte risultati il tentativo di contropiede, gruppo in fila per via della velocità molto elevata, ma fin qui ancora non ci sono fratture consistenti, quando gireranno a sinistra ci sarà appunto il tratto un po' più difficile. Qui un vero e proprio forcing da parte del corridore della VF Group a tamponare l'attacco in corso. Vediamo un po' al bivio, qui ecco dove normalmente finisce la salita per chi fa il giro normale, qui ci sono gli ultimi 400 metri, tutti in lastricato, sono abbastanza complessi. Questa è la strada provinciale, la si percorre per 10 metri e poi subito di nuovo nel lastricato. Prende giustamente la testa il corridore della VF Group, Bardiani CSF Faizané, qui siamo a 200 metri dal traguardo, telecamere fisse che entrano in azione, vantaggio abbastanza esiguo per lui, ma gli ultimi 150 metri la pendenza si fa un po' meno arcigna, questa può essere una prima prova per fare un po' di calcoli sulla volata finale o presunta tale. Normalmente su questo traguardo si arriva abbastanza selezionati, ma difficilmente assisteremo alla grande selezione come forse avrebbe potuto accadere se avessero affrontato le vie di Montetifi. Chiaramente il cordolo centrale in marmo favorisce la scorrevolezza e tutti cercano in fila indiana di rimanere nel tratto più scorrevole, e vedete una sessantina di corridori in lunga fila indiana che vanno a rimanere praticamente tutti attaccati. Questo è il brevissimo tratto in discesa lastricata, anche abbastanza pericoloso, un tratto insomma abbastanza complicato, sarebbe stato un problema fosse piovuto, e intanto ci danno qualche secondo di vantaggio per Pellizzari e Pescador, un tentativo molto coraggioso, anche perché a 24 km dall'arrivo in due è veramente difficile riuscire a mantenere un vantaggio apprezzabile, anche perché le squadre World Tour sono tagliate fuori, quindi Visma, UAE, Jaeco e IF sicuramente nel tratto di provinciale da qui a Montalbano avranno tutto il tempo di andare a recuperare questa coppia di giovani coraggiosi. Ricordiamo di Pellizzari, che è uno dei più forti scalatori che ci sono alla partenza, si è classificato al secondo posto l'anno passato al Tour de l'Avenir dietro Isaac del Toro e davanti all'altro corridore italiano che è diventato poi insomma un podio l'anno scorso, che fino a metà Tour dell'Avenir ci lasciava un po' così perplessi, poi invece nelle ultime tappe, quelle di montagna, quelle che contano, i nostri due scalatori hanno fatto vedere bellissime cose. Purtroppo hanno avuto questo Isaac del Toro, che si è rivelato veramente un grande corridore, ma l'abbiamo visto anche in questo scorcio di stagione, appena esordito tra i professionisti è andato a vincere una tappa al Tour Down Under e si permette di fare pure il gregario a Tadej Pogačar quando ha tempo, quindi un ottimo corridore, ma ormai sono tantissimi giovanissimi che hanno 20, 22, 23 anni che subito all'esordio tra i professionisti riescono a ottenere risultati apprezzabili. È un leitmotiv quello degli ultimi anni in cui accadono questi fatti, e ormai non è più una sorpresa vedere ragazzi così giovani che riescono a ottenere risultati tanto, tanto importanti. Oltretutto anche Pellizzari non è proprio un ragazzo anziano, diciamo così, perché Giulio è nato nel novembre del 2003, quindi compirà 21 anni fra 7 mesi, quindi proprio tutt'altro che maturo questo ragazzo, è stato veramente bravo al suo esordio tra i professionisti l'anno passato, abbiamo avuto modo di vederlo diverse volte, e questa può essere anche considerata la stagione della conferma per lui, e
credo che di conferme non abbia bisogno perché ha già fatto vedere ottime cose. Qui siamo nel tratto di provinciale appunto, che alterna tratti in discesa con tornanti e curve relativamente facili e anche strappi. Qui è dove finisce il tratto di discesa con i tornanti, c'è un pezzo di strada come vedete pendente dove si può fare una alta velocità però senza complicazioni, poi girano a destra, la strada continuerà a salire al 2-3% per diverse centinaia di metri, poi di nuovo un altro tratto in discesa prima di arrivare all'abitato di Tribola o di Borghi, quindi un diciamo un tracciato che avvantaggia sicuramente gli inseguitori qualora volessero inseguire, anche se nel successivo fondovalle avranno tutto il tempo di poterlo fare, non avranno certamente problemi. Ancora immagini dal rettilineo che si sta animando, tanta gente era nel tratto finale della salita, si stanno portando tutti al traguardo per l'ultimo giro e vedete che nel tratto di Falsopiano che alterna i tratti invece in discesa è la Visma Lise Bike che si preoccupa di andare a accorciare il distacco con i due, non creano grandissimi problemi però insomma è meglio tenerli a vista. Vedete anche dalla nostra telecamera che Pellizzari e Pescador hanno un vantaggio di un centinaio di metri, non è molta cosa, probabilmente un attacco un po' avventato, ma data la giovane età di Pellizzari lo possiamo capire, a meno che non stia correndo in virtù dei suoi compagni di squadra, perché anche Alessio Martinelli potrebbe avere qualche chance nelle prossime tappe con le tante salite che ci sono, ma soprattutto Domenico Pozzovivo in una corsa a tappe con tre tappe di montagna e senza una cronometro potrebbe avere anche qualche ambizione di curare la classifica, quindi vedremo cosa andrà a succedere. Intanto vedete che la discesa fa in qualche maniera più selezione della salita, perché basta sbagliare una curva, un'incertezza, si crea un buco e a queste velocità è veramente difficile riuscire a mantenere il gruppo compatto. Intanto sono le curve che precedono l'abitato di Borghi, questa è su curva destra, curva sinistra e successivamente discesa in rettilineo e un altro strappo che porterà nel centro di Borghi, quindi un percorso che vedete avvantaggia molto chi insegue e i ragazzi che sono al contrattacco hanno già chiuso il gap nei loro confronti. Vediamo se invece il grosso del gruppo riesce a colmare questo buco, ancora sbucano in questo momento, quindi diciamo che è situazione molto molto fluida, gruppo in lunga fila indiana, molto frastagliati, ma diciamo che in 30 secondi dal primo all'ultimo del gruppo ci sono tutti. Un uomo della Unibet TDT va all'attacco ma prontamente stoppato dall'uomo in maglia gialla che non concede confidenza. Questa vedete è la coda del gruppo dove probabilmente si sta facendo più fatica che in testa, continui saliscendi, li vedete proprio anche bene da queste immagini ed è un tratto molto panoramico e molto bello, lo ripetiamo a beneficio di quelli che avranno possibilità di venire a pedalare da queste parti e lasciano in questo momento il cartello, sono entrati nell'abitato di Borghi, nel territorio comunale, quindi curva tornante diciamo a destra, curva a sinistra e il rettilineo con lo strappo che dal cimitero porta al centro del paese, ma oggettivamente dalla velocità che stanno percorrendo credo che non si accorgeranno nemmeno che c'è uno strappo che porta al centro del paese. Intanto 7-8 corridori sono avvantaggiati, ma vedete non c'è un grandissimo accordo soprattutto tra i ragazzi delle squadre più importanti. Abbiamo visto Huizing del team Visba proprio stoppare, smettere di pedalare, guardarsi indietro e andare a cercare se ci fosse stato qualcuno dei suoi dietro. De Vries ha appena chiesto il cambio a Vidar della Lotto Destiny, in ultima posizione il corridore della Tudor, tra l'altro hanno il leader quindi è normale che non si scatenino all'inseguimento,
Si tratta di Reichenbach, corridore oltremodo esperto, quindi Huizing, Torres, Vidar, Fancellu, De Vries e Reichenbach. E manca qualcuno all'appello, infatti Pellizzari, Osorio e Pescador compongono il gruppo di testa, che ha una cinquantina di metri di vantaggio. Reichenbach si porta in terza posizione, Pellizzari mantiene la fila, in ultima posizione Pablo Torres, ragazzo bambino, più che un ragazzo, veramente un ex juniores che gareggia a questo livello già dalla prima stagione, è veramente difficile da trovare. Questo ragazzo è del 2005 e compirà 19 anni il 10 novembre, quindi rassegniamoci a questo fatto, segniamoci un altro nome di un 19enne e ultimo del gruppo. È posto vivo, abbiamo visto una foratura per un uomo del team Tecnip in Emilia Romagna, sembrava Luca Cavallo, potrebbe essere Luca Cavallo oppure Ludovico Crescioli, dietro al gruppo. Non so se la macchina, il cambio ruote abbia fatto tempo a superare tutti i corridori staccati, quindi momentaccio per una foratura. E Radio Corsa ci conferma che la foratura è di Ludovico Crescioli, quindi momentaccio per lui per forare. Il gruppo sta andando fortissimo, mancano 16 km all'arrivo, percorso che favorisce le alte velocità, le ammiraglie sono dietro i corridori staccati e probabilmente anche la macchina del cambio ruote neutro, quindi problema gravissimo per il bravo Ludovico, corridore già nel sul taccuino di Marino Amadori, ha già vestito la maglia azzurra in diverse occasioni, corridore attenzionato in maniera particolare dal CT. Purtroppo per lui credo che per quest'oggi debba dire addio a ogni sogno di gloria, perché la vedo molto 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 difficile riuscire a rientrare in questa fase. Intanto altro tratto di discesa molto veloce, quello che porta i corridori nell'abitato del paese di Tribola, un altro dentello che naturalmente supereranno a 45 all'ora, non si accorgeranno nemmeno, e poi dopo qualche chilometro la discesa, quella un po' più impegnativa, è cosiddetta la discesa del laghetto, quella che porterà alla località Felloniche, sono 1,5 km preceduto da un altro chilometro circa, 1,5 km di discesa nella strada provinciale. Quindi percorso che favorisce gli attaccanti in qualche modo, e con il numero 163 vediamo Caicedo della Petrolike e Giovanni Carboni con il 141 della squadra del vecchio Volpi, non è una battuta, è venuta così. Numero 141 per Giovanni Carboni, abbiamo detto ieri, correva in casa, è riuscito ad arrivare col gruppo dei primi, quindi a non perdere secondi preziosi nel buco che si è creato durante la discesa, quindi il suo team GCL, team Ucchio, abbiamo detto ieri, un team con grandi ambizioni di crescita, vorrebbero diventare in tempi brevi una squadra professional o perché no fare anche qualcosa di meglio, vediamo cosa riusciranno a fare. Ieri sono dovuti accontentare la seconda posizione con Matteo Maluccelli, purtroppo per lui. Oggi è atteso anche Thomas Pesenti, altro corridore valido in salita. Vedete, siamo a Montalbano, tra poco finirà la strada provinciale e gireranno a sinistra. Si aggiunge anche l'esperto De Vries alla coppia che era all'attacco, Domenico Pozzovivo fisso ultimo del gruppo principale. Non vediamo dietro se ci sono le macchine del cambio ruota, credo che le ammiraglie ancora non possano superare i corridori, perché saranno evidentemente in molti e molto frastagliati dalla salita. La discesa non permette nemmeno di superare i corridori in sicurezza, quindi credo che per chi avesse un problema meccanico in questa fase sia molto complicato. Qui si lascia la strada provinciale e si imbocca la discesa che porta a Felloniche,
un tratto che fu percorso nel campionato italiano allievi che vinse Pippo Pozzato. Ogni giro su questa salita, percorsa al contrario, se ne andava Damiano Cunego, puntualmente veniva ripreso nei pressi del traguardo. All'ultimo giro Pippo Pozzato lo superò proprio a 300 metri dal traguardo, andando a conquistare la maglia tricolore e il primo ed il secondo posto per la Regione Veneto. Il campionato italiano allievi si corre con le insegne della regione, e in terza posizione Luca Celestini, corridore che ha avuto meno fortuna nella categoria dei professionisti rispetto a Pozzato e Cunego, che invece hanno ottenuto brillanti risultati anche successivamente. Mi pare fosse il 1979, ma scusate, nel 2009, se la memoria non mi inganna. Comunque qui finisce la discesa, si arriva a sinistra, località Felloniche, questa è la fondovalle del Rubicone, con 100 metri di vantaggio si è portato leggermente in avanti con un'azione anche coraggiosa De Vries, e lo vediamo, non si gira, non aspetta la collaborazione dei due compagni. De Vries mantiene la sua andatura, questo è un tratto anche se non sembra in leggera salita, una volta scollinato questo un po' di saliscendi prima di affrontare uno strappo denominato dai ciclisti della zona La Ciocchina, perché è sulla strada che porta verso la salita di Ciocca, però è molto breve, sono 700-800 metri con l'ultima parte di un mezzo chilometro circa al 10%, quindi uno strappo abbastanza impegnativo dove il gruppo avrà modo di vedere i fuggitivi comodamente. Vediamo se Carboni ha intenzione di riportarsi sull'attaccante, oppure se preferisce risparmiare energie ed aspettare il gruppo principale. Vediamo, il gruppo principale non mi sembra che stia volando, si sta spogliando Pellizzari, è finito in coda al suo gruppo, un gruppo forte di 60-70 unità ancora, con un corridore al comando, De Vries, che ha decisamente preso la testa della corsa. Carboni e il contrattaccante non riescono a chiudere il gap, li vedete nella nostra immagine, schiaccia un po', hanno un 150-200 metri di ritardo, il gruppo ancora non si vede, potrebbero sbucano in questo momento, e qui vediamo anche l'entità del gruppo che possiamo stimare essere di almeno una cinquantina di unità, quindi corsa ancora molto 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 aperta, anche se non vedo molte possibilità per De Vries di portare a termine la sua avventura, il suo tentativo, per quanto coraggioso, abbastanza veleitario. Corridore più maturo De Vries, 27 anni, quindi una certa esperienza per lui, ma nessun risultato di particolare rilievo. Giovanni Carboni a questo punto si trova a metà strada e forse non sa che fare, non so quali siano le indicazioni della squadra, se corrano in funzione di qualche compagno. Intanto cartello dei meno 10 per De Vries, che ha scollinato anche questo strappo. Adesso altra breve discesina nella fondovalle, vedete un continuo salire e scendere, al termine di questa discesa ci sarà lo strappo impegnativo che vi ho descritto prima. De Vries comunque non si perde d'animo, insiste, a 10 km all'arrivo non è che possa fare alla fine tanti calcoli, deve in qualche maniera portare avanti il suo tentativo, non può fare diversamente. Tanto vedete moto schierate dei fotografi pronte all'inizio della salita a immortalare qualche attacco. Vedremo appena Moto2 ci inquadrerà la testa del gruppo chi si sta occupando di questo inseguimento, che comunque non può essere lasciato al caso ed è comunque necessario mantenere un'andatura elevata, e lo fanno i ragazzi della Polti, bravi, una squadra quella di Ivan Basso e Alberto Contador, molto molto giovane, con Dabul che abbiamo visto ieri l'attacco al pari di Fetter, poi Garosio, Gomez, Martin, Serrano e Seviglia, quindi una squadra imbottita di scalatori, si prende questa responsabilità anche se non è proprio la più titolata. Subito dietro di loro in agguato invece gli uomini del team Visma, ma vedete che si vanno a comporre adesso i treni delle varie squadre, vediamo anche la 36.5 con
un discreto numero di atleti al comando. Domenico Postovivo molto concentrato e non mi meraviglierei di vederlo tra i piazzati in questa tappa, si addice abbastanza alle sue caratteristiche. Intanto, quando mancano 9 km all'arrivo, il fuggitivo De Vries ha accumulato 24 secondi di vantaggio. Non sono molti, ma a questa distanza probabilmente conviene tenerlo un po' più sotto controllo, ma abbiamo visto le squadre dei big, le squadre più importanti, non si sono preoccupate di questo attacco, quindi contenti loro, vediamo come potrà andare. Dicevamo per il team GCL Ucheo di Giovanni Carboni, Thomas Pesenti è il numero 147, dovrebbe essere l'uomo per la classifica e per questo tipo di arrivi. L'anno scorso ha fatto vedere buone cose, è stato, se la memoria non mi inganna, il primo delle squadre Continental al traguardo, o comunque si è messo in luce in diverse occasioni. Vediamo se quest'anno è riuscito a fare un ulteriore gradino. L'anno scorso vestiva i colori del team Beltrami TSA Trecolli, quest'anno è passato nella squadra nipponica e qualcosa invece è cambiato in testa al gruppo. Una coppia del team Visma a condurre l'andatura e mi sembra di capire che, nonostante abbia sprecato un po' di energie la volta precedente, Staumit e Timengrat siano i due uomini che dovranno poi curare il piazzamento in questa tappa e la classifica nella settimana internazionale. De Vries ha appena iniziato lo strappo più impegnativo che precede la salita finale e il gruppo qui lo vedrà, sarà implacabile. Però se è vero quel che dice il cronometro, 42 secondi sono certamente un buon bottino quando mancano 7 km all'arrivo. Abbiamo visto la coda delle ammiraglie, sono riusciti a sorpassare i corridori, non abbiamo visto però nessun atleta in mezzo ad esse nel tentativo di rientrare. Ecco, qui sono gli ultimi 150-200 metri dello strappo che vedete non sembra, ma è decisamente impegnativo, la sua velocità è diminuita. Qui lo hanno sicuramente visto, perché 40 secondi in uno strappo di questo genere è facile da rivedere. Sta per scollinare De Vries, mentre alle sue spalle un uomo del team 36.5 va all'attacco, squadra che presenta diversi scalatori come Gianluca Brambilla, già decimo ieri, Alessandro Fancello, il giovane che ha lasciato il team di Ivan Basso, tenta con il team Q36.5 l'avventura, e anche Walter Calzoni potrebbe essere una ruota giusta per questo tipo di arrivo. Matteo Badilatti si sacrifica per i suoi compagni, appunto, mentre De Vries è già a metà della discesa. Discesa ripida che permetterà di percorrere almeno un chilometro o due di slancio, poi inizierà un falso piano che precede la salita finale, quindi avrà un chilometro e mezzo molto molto veloce, poi un paio di chilometri in falso piano prima di arrivare ai piedi della salita vera e propria. Vediamo che 0:34 ci dice il cronometro, quindi 34 secondi dovrebbe essere il vantaggio calcolato col trasponder. Non è sicuramente un vantaggio rassicurante per il fuggitivo, ma non è nemmeno del tutto per il gruppo. Infatti vedete, l'andatura è molto molto elevata e dalla postura dei corridori vedete che qui la velocità comincia a essere veramente interessante. Ancora nel tratto in cui si pedala di slancio, De Vries ne approfitta per alzarsi in piedi sui pedali, leggero presa di fiato, tra poco però cominceranno i problemi o i problemini per lui, perché la strada salirà e non sarà più possibile mantenere queste altissime velocità. Gruppo in lunga fila indiana, e questo non è un buon segnale per chi è all'attacco, vuol dire che la velocità è molto molto elevata. Il gruppo ridotto a un terzo dei partenti, probabilmente qualcuno è riuscito in discesa a rientrare, non sappiamo se Ludovico Crescioli, dopo la foratura, veramente una disdetta per questo giovane under 23, se sia riuscito a cambiare velocemente bicicletta, ma più facilmente la ruota col cambio ruota, perché le ammiraglie erano certamente troppo lontane in quel momento e
difficilmente avrà avuto modo di poter recuperare. Domani comunque avrà modo di rifarsi, ma anche dopodomani e anche sabato. Sono tre tappe veramente impegnative. Domani da Riccione a Riccione si ripercorrerà un bel tratto che ricalcherà quello che sarà il finale della prima tappa del Tour de France, che attraverserà queste strade a fine giugno. Il giorno dopo a Brisighella, un percorso apparentemente non molto difficile, se non per il fatto che nell'ultimo giro del circuito di Monticino verrà inserita la salita di Rioquiè, un breve strappo di 1,2 km a pochissimi chilometri dal traguardo, che potrebbe essere anche adatto a un finisher. Però non dovrebbe fare una grandissima selezione. Più importante invece il dislivello dell'ultima tappa, quella Forlì, che anche se si concluderà all'interno del velodromo Servadei, quindi in pista in cemento di 400 metri, è tutt'altro che un arrivo per pistardo, per velocisti. Credo che si assisterà a una bella selezione anche in quell'occasione. Intanto prosegue l'avventura, ma vedete scema in maniera importante il vantaggio di De Vries a 16 secondi, probabilmente avrebbe fatto meglio a tenere con sé i suoi due compagni di fuga con cui ha provato in discesa, ha fatto questa scelta, ne pagherà certamente le conseguenze. Siamo all'inizio del falso piano che porta ai piedi della salita finale, 3,3 km complessivi, una media di 6,2, ma non traga in inganno perché il primo chilometro ha una pendenza più consistente, il tratto centrale tutto sommato è quello più semplice, e negli ultimi 400 metri abbiamo detto l'impennata che porta al centro storico di Sogliano con il lastricato che ha una striscia in marmo al centro molto più scorrevole, quindi chi in una eventuale volata parte in seconda, terza posizione è sicuramente svantaggiato, però è una posizione da prendere a 300-400 metri dall'arrivo, dove le pendenze sono al 15%, quindi molto complesso il finale di questa tappa. Tanto vediamo che il team UAE Emirates ha iniziato a lavorare, mi pare con Langen in testa al gruppo, e vedete come ha perso velocemente terreno quando la strada ha iniziato a risalire De Vries. Bravo comunque, ci ha provato, ha permesso ai suoi compagni di rimanere un po' a ruota, però insomma il destino è segnato. Vedete quando team come Visma o UAE fanno lavorare i propri uomini, un uomo solo al comando su un tracciato come questo non ha proprio nessunissima possibilità di cavarsela. Vediamo che Pellizzari è ancora nelle prime posizioni del gruppo, quindi un tentativo suo forse sprecato un po' di energie alla tornata precedente, ma gli può essere anche servito per prendere le misure. Vedremo come andranno le cose nella salita finale. Mancano poche centinaia di metri al ponte sul Rubicone, girando a destra si va alle sorgenti del Rubicone, a sinistra invece la strada provinciale che sale in 2,8 km al bivio del Sogliano. E girando a destra tra l'altro si arriva in pochi chilometri alla mitica salita di Barbotto, che verrà affrontata anche questa dalla prima tappa del Tour de France, l'ultima giornata di giugno di quest'anno. Un avvenimento, quello del Tour de France in Toscana, Romagna, Emilia e Piemonte, che lascerà il segno da queste parti. Veramente sarà una festa di sport e sarà secondo me un impulso molto consistente per quello che riguarda il turismo non solo della Toscana, dell'Emilia Romagna o del Piemonte, ma proprio di tutta Italia. Porteremo le nostre bellezze, le potranno vedere un po' in tutto il mondo. Intanto siamo già al secondo tornante della salita di Cioca, questo è il tratto più ripido, vicino all'8-9%, con tornanti che si susseguono rapidamente. Infatti vedete qui altro tornante, Moto2 sfila per farci vedere chi si trova in coda al gruppo con un drappello che inizia già a perdere un po' di pezzi. Uomini della Bingol vanno all'attacco con una certa decisione, ma è molto presto per cercare l'avventura. Gruppo che non diminuisce, una
tracciato questo molto bello nel finale. Intanto mi pare di aver visto 6 tornanti, quindi sono 12 tornanti ancora. Questo è l'altro che dovrebbe essere il numero 7, quindi mi pare di vedere Ludovico Crescioli in seconda posizione, quindi ha fatto il miracolo di riuscire a rientrare. Deve aver compiuto probabilmente un'impresa, se non mi ha tradito la vista, mi è sembrata inconfondibile la sua pedalata, però vedremo più avanti. Se al settimo tornante è in seconda posizione, al traguardo lo vedremo senz'altro ben piazzato. Intanto Diego Ulissi è tra l'altro uno dei due vincitori di questa corsa negli anni passati al Via, oltre a lui anche Hamilton, quindi due ex vincitori della settimana internazionale, classifica generale al Via, e una bella prova per Ulissi d'orgoglio quest'oggi. Ieri un piazzamento tra i primi 10 non era il suo arrivo, gradisce volate un po' più ristrette e con magari la strada che va un po' all'insù. Oggi mi parrebbe di poter dire che è un arrivo fatto su misura, quando siamo al nono tornante, quindi ancora 11 tornanti in questi 2 chilometri per i corridori. Vediamo che Ulissi in questo fermo immagine casuale sembra di poter capire che è in ottima spinta, sembrava molto concentrato, per nulla in difficoltà, anzi stava facendo lavorare alacremente il suo compagno. Quindi un Ulissi che vuole arrivare allo sprint in questa seconda tappa della 25esima edizione della settimana internazionale di Coppie Bartali. Domenico Postovivo, che come al solito ha iniziato la salita in 50esima posizione, cerca di portarsi davanti. Luca Cavallo col numero 192 in coda al gruppo cerca di rimanere agganciato, e Pellissari va all'attacco a 1,8 km dalla fine. Bello il suo attacco, bravo sto corridore, non gli manca sicuramente il coraggio, va all'attacco tutte le volte che può, nonostante stava lavorando la squadra di Ulissi, non ha timori riverenziali ed è partito, forse anche incoraggiato da Domenico Postovivo. E intanto vedete tornanti molto veloci, l'andatura qui è alta, è il tratto più pedalabile della salita questo, e i ragazzi stanno sfiorando i 40 km all'ora in questo tratto, 53-17 probabilmente meno, o 54 probabilmente meno in questo tratto della salita. Un falso piano abbastanza agevole, Pellissari si gira, sta cercando Postovivo che vedete a sinistra non riesce a trovare il varco, e Cepeda, pare lui, va all'attacco. Un piccoletto potrebbe essere anche Archie Ryan, il corridore irlandese che l'anno scorso vinse, infatti è lui, vinse una delle ultime tappe del Tour de l'Avenir. Bravo Archie Ryan, fa il paio con Ben Healy, un altro corridore irlandese, attacco molto più deciso, e hanno fatto decisamente il vuoto. Quando siamo agli ultimi tornanti della salita alla sua ruota, il corridore della Geico, mi pare Davide De Pretto, con in forte rimonta, in fortissima rimonta, potrebbe essere un corridore del team Ukio GSL, vediamo di chi si tratta, non mi sembra Giovanni Carboni, ma vediamo che il corridore irlandese della IF Easy Post, veramente con grande convinzione, va all'attacco per la Geico. Abbiamo detto Davide De Pretto in coda al gruppo, intanto si stanno staccando anche Tim Engrat della Visma tra i corridori che si staccano, e vedete che De Pretto, non vorrei portare sfortuna, ma mi sembra che Archie Ryan stia proprio servendo su un piatto d'argento l'arrivo a De Pretto, che è un corridore molto scattante e molto veloce. Qui siamo a 500 metri dall'arrivo, potrebbe essere l'occasione giusta per il giovane veneto. Forza Davide, resisti, molto bravo. Comunque Ryan, che è un pari età, hanno praticamente 22 anni entrambi, sono degli under 23 che però gareggiano in squadre World Tour, vantaggio che credo possa permettergli di arrivare al traguardo o alla coppia. Ryan forse ingenuamente chiede il cambio, ma non insiste. De Pretto rimane alla sua ruota, svolta a 400 metri all'arrivo, inizia il tratto in lastricato, e dopo 50 metri il tratto più ripido, tratto dove bisogna fare la differenza, se no
con un tratto così lungo a ruota De Preto può permettersi anche di superarlo nel tratto al 15%, lo supera, va a conquistare il tratto in marmo per avere più scorrevolezza. Ryan sembra in leggera difficoltà, ma dietro sta rivenendo Diego Ulissi. 150 metri, anche meno, e vediamo che Ryan torna al comando, ma Diego Ulissi prende, se ne va e a braccia alzate va a conquistare la vittoria. De Preto seconda posizione, Ryan in terza, e in quarta posizione un corridore della Lotto Destiny, pareva Moniché. Bravissimo De Preto, si è visto portare via la vittoria negli ultimi 150 metri da un grande corridore, perché diciamo Diego Ulissi è un grande corridore, non ci sono problemi su questo, credo che possa accettare la sconfitta con il sorriso sulle labbra. È stato battuto negli ultimi metri, anche se a onore del vero ha sfruttato molto il lavoro di Ryan, un lavoro decisamente importante. Credo che il merito di essere arrivati al traguardo sia principalmente il suo, non si è mai perso d'animo, ha lottato fino all'ultimo. De Preto è stato bravo e freddo anche a rischiare di perdere per cercare poi di vincere, e vedete che però Ulissi sbuca agli ultimi 50 metri con tre macchine di vantaggio, sono i suoi arrivi, non poteva sbagliare questo arrivo di Ulissi. E vedete il portacolori, il Veneto della Jayco Alula, andare a conquistare la seconda posizione, terzo Ryan, e mi pare di aver visto in quinta posizione Stan Meet della Visma Lise Bike. Quindi classifica generale che diciamo ricalca decisamente l'ordine d'arrivo di oggi. Vediamo se riusciamo a capire i numeri dei piazzati. Bellissima l'immagine che vede De Preto, poi Ryan che conquista sul numero 65 della Lotto Destiny. Si tratta di Moniché, come avevamo azzardato in sede d'arrivo, e poi i due ragazzi del team Visma Lise Bike, Using e Staun Mitte. Quindi un ordine d'arrivo che possiamo riassumere in questo modo: da Riccione a Sogliano, la seconda tappa della settimana internazionale di Coppie Bartali, con Diego Ulissi su Davide De Preto e Archie Ryan. Questo è il podio della tappa. In quarta posizione il corridore della Lotto Destiny Moniché, più indietro la coppia del team Visma Lise Bike, Using e Staun Mitte. Da Sogliano è tutto, con Ulissi che conquista tappa e maglia. Da Gianluca Giardini un saluto e un ringraziamento, appuntamento a domani.